Burroni, oggi su Minecraft è arrivato il grande giorno, perché andrò ad imbrogliare Kendall. Dopo aver imbrogliato Carly, mi avete chiesto di portare Kendall, con la consapevolezza che probabilmente lui potrebbe aver visto il video. Però noi ci proviamo lo stesso. Io ho fatto una costruzione veramente incredibile che vi faccio vedere ora in sovraimpressione. Ci ho messo abbastanza, ma è una questione fantasy, che era una cosa che mi ha consigliato Kevin Marvel. Continuate a consigliarmi nei commenti delle sfide da fare, quella da un minuto, quella da 10 minuti e quella finale, che potrebbe durare sempre 10 minuti. Mi raccomando, sono importanti i vostri commenti. Lasciate un mi piace, 15.000 mi piace per l'arrivo di Kendall. Secondo me ci può stare. Kendallino, io non ti vedo carico, non ti vedo carico. Ti sto sfidando. Ti sto sfidando. Peggiore costruttore del mondo. Allora, io te lo giuro, un giorno, lo dico qua, non mi interessa se mi dici no, vengo a Bologna. Okay. E vengo a darti una mano nell'Imperocraft, perché mi sta piacendo come la stai portando. Va okay? Bene, va bene, ci sta, va bene, ci sta, va bene. Allora, abbiamo la prima build da un minuto e ce l'ha consigliata il signor Impadin Zero. Un minuto, ma che cosa faccio in un dobbiamo minuto? Fare una casa sull'albero. Io mi sono preparato i blocchi, te li sei preparati? Sì, sei pronto? C'ho qualcosina. Va bene, allora io ti darei un bel 3, 2... Uno. Si inizia. Via. Ok, io ho già un'idea. Okay. Io faccio crescere un albero. Anch'io ho un'idea. Okay. Ma porca che il mio miseria, albero mi è cresciuto nano. Esatto, anche il mio, chi se ne frega. Sì, però fa niente, cioè sennò perdiamo troppo tempo, cioè capisci? Esatto, esatto, ok, esatto. Facciamo dai, così. Dai. Quanto? Oh, ok, 40 secondi. Sì, 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 posso far di meglio. Mamma mia, che ansia. Cioè, ho tantissima ansia, te lo giuro. Ma chi lo dice? Okay. No, mi sono dimenticato. Maledizione. Ok, potevo farlo un po' più veloce qua, raga, assolutamente. Che facciamo così, che facciamo così. 30 secondi di già. È difficile, fai il tetto. Non dimenticarti del tetto, che è la cosa più importante del mondo. Non posso dimenticarmi del tetto, figurati. Ok, gli sto anche dando una oddio, forma. Oddio, 20 adesso secondi. Questo, come si fa? È impossibile, è praticamente impossibile fare quello che voglio fare. No, ce la possiamo fare, Ok, facciamo così, Adesso facciamo uno, così, due. E qui facciamo così. Bene, mi piace. Allora, il primo round sappi che si dirà solo così, sappilo. È proprio un così. Certo, così. Dato, dura un minuto, non ti preoccupare. Io ci metto anche la porta a caso. Porta a caso. Anch'io l'ho messa a caso, ho messo una porta a caso. Finito. Okay, tempo scaduto. Vengo a vedere la tua. Come hai fatto? Ma è gigante la tua. Vabbè, ma la tua è più bella. Sembra... Sai cosa sembra? Dimmi cosa sembra. Cosa sembra? A me è sembrato vecchia vanilla. La Candycraft. Sì, te lo giuro. È proprio quello il mood. Se qua ci metti il ponte vero, davanti. È vero. Allora, questo round devo ammetterlo. Non lo so chi vince, però la tua... Però la tua non è completa, non c'è neanche il letto. Infatti la tua secondo me è un pochettino più bella. Però a me è cresciuto un albero nano, guarda quanto è piccolo. Porca miseria, ti giuro, guarda. Allora, seconda sfida, in questa seconda sfida abbiamo la bellezza di 601 secondi, che sarebbero 10 minuti e un secondo. E Beatrice Lopresti ci dice di fare un igloo. Allora, io ti direi un bel timer start. È iniziata. Allora, io parto subito col fill, che puoi utilizzare ovviamente il fill di... Tanto lo sai usare per mettere la neve. No, non lo utilizzerò, sai. Io metto la neve. Set snow. Ok. No, penso di aver sbagliato. Era snow block, vero? Sì, era palesemente snow block. Allora, mi sto concentrando. È difficilissimo, lo sai, fare il coso. Io penso sia difficilissimo. Io l'ho fatto qualche giorno fa con Carly nelle build battle ed è complicato. Figata! Ok, allora io intanto ho rimesso l'erba, come dicevi tu, perché mi sono reso conto che almeno ho più... Capisco meglio cosa devo fare in realtà. Ok, facciamo così. Ma io in realtà non l'ho fatto apposta, cioè non sapevo che sarebbe venuto meglio. No, che schifo! Cos'hai fatto? Schifissimo. È no, dai. Brutto. No, dai. Hai già fatto... Aspetta, stai facendo le sfere, stai facendo? No. Zitto. No, ecco, stai facendo le sfere con Word Edit. No, ma figurati. Ah, ok, va bene. No, perché magari mi volevi trollare, non lo so. No, ok, facciamo così. Io direi che ho fatto quello che devo fare. Facciamo un po' così e faccio così. Sì, va bene. Guarda va che bene. Il mio sta venendo abbastanza carino. Okay. Anche il mio sta venendo una ciofeca, non ti preoccupare. Allora, tecnicamente questa è come si dovrebbe fare i cerchi. Io sto utilizzando la mia tecnica per fare le semisfere e tecnicamente dovrebbe funzionare. Marci, non hai bisogno di tryhardare così tanto, mi distruggi. Io non sono capace, sotto pressione, cioè io già non so costruire. Poi sotto pressione, ciao. No, tranquillo, ce la puoi fare, stai tranquillo. Stai dicendo? Guarda che l'altra volta, cioè c'è gente che mi ha battuto, eh. Guarda che tante persone ci hanno provato a battere.
Ah, ci hanno provato, appunto. No, no, ma aspetta, ci sono riuscite, secondo me. Ci sono riuscite. Come no? Allora, vediamo se così. Forse se lo riempio viene meglio. Sì, mi piace. Hai capito, te? C'è la l'inghippo qua. Ok, io ho fatto l'igru intanto. Che per averlo fatto in 2 minuti ci ho messo un bel po' tanto. L'ingresso bisogna farlo tutto lungo, però, giusto? Eh sì. Non lo so, Marci, io sto andando totalmente a caso, sai. Ma tu stai usando anche il ghiaccio, tipo? No, ancora no, ho fatto tutto però quanto neve. Però lo utilizzerai il ghiaccio, immagino. Non ne ho la più pallida idea, onestamente. Facciai così. Te lo farò sapere tra poco. Che peraltro secondi. Non so se lo sai, ma io, cioè, ho visto un video di uno youtuber americano che ha creato proprio un igloo. Sai, tipo quelli che vivono nella natura, oh, che fanno cose che figata. Questo qui ha creato un igloo con le porte, cioè ha fatto cose veramente clamorose. Cioè, lo facciamo per pure dire. Noi. Io allora, il mio sogno è sempre stato quello di poter fare un video tipo in una foresta di Minecraft reale. Cioè, bellissimo. Proprio dove devi farti. Sarebbe bellissimo. Sarebbe figo. Sarebbe obiettivamente super mega bello. Fare il fuoco e tutto, mamma mia. Sarebbe obiettivamente bello. Allora, io utilizzo lo spruce per fare i dettagli. Sono ai dettagli adesso. Allora, sto mettendo il ghiaccio, visto che mi avevi chiesto del ghiaccio. Sto mettendo. Sì, quindi anch'io. Dobbiamo fare anche il dentro? Sì, ma non, cioè, non è importante fare il dentro, secondo okay. me. Ok. Io prima ho perso un'opportunità, avrei potuto fare il ponte della Candycraft. Sarebbe stato bellissimo. E te l'ho detto, perché a me sembrava troppo, mi sembrava troppo la Candycraft. Non ci ho pensato. Allora, porta. Mettiamo la porta. Ok, l'ingresso sembra anche abbastanza interessante. Non facciamo cose brutte, Marci. L'ingresso è penoso. Non fa possiamo veramente fare schifo. Brutta figura, Marci. Mi raccomando. Ma tranquillo, non ti preoccupare. Tanto io faccio schifo. Non è possibile che fai peggio di me. No, fidati che guarda che... io delle costruzioni. Vabbè, va bene, non dico niente. Non dico tu niente. Dici così, ma poi invece te ne esci fuori con i castelli. Allora, speriamo di riuscire a fare bella figura. Perché, sinceramente, ti dico la verità: l'igloo è la prima volta nella mia vita che lo faccio. Veramente? Non ho mai fatto un igloo su mai. Ti giuro, non ho mai fatto un igloo su io mai. Io ci ho provato più volte, ma non mi sono mai venute cose belle. Quindi non posso dire di averlo okay, fatto anch'io. Facciamo anche l'ingresso di lati. Possiamo fare tipo così. Così mi sta piacendo, dai. L'erba. Sì, ci sta, ci sta. Allora, bello. Io metto già la neve. Metto già la neve. Perché non l'hai messo ancora? No, aspetta. Voglio fare una cosa un po' diversa in realtà. Faccio sec, sentimi a me, metto la snow block. Mi sto ascoltando. Metto il packed ice e metto il blue ice. Che è il blue ice è bellissimo secondo me. Come ok, blue non ice. Ti sto più ascoltando bellissimo! Perché mi sto concentrando. Bellissimo, wow! Pazzesco, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, però ci metto anche un po' di erba qua e là. È la prima, considera che è la prima volta nell'ultimo periodo che faccio delle costruzioni che non sono tipo automobili, camper, sottomarini. Infatti, sai cosa? Nel prossimo video ti posso dare io un consiglio. Vai, dimmi, sì. No, ci devo pensare, nel prossimo. Okay. Dico cosa costruire, te lo posso va bene, dire io. Sì, va bene, okay. assolutamente. Posso fare qualcosa di difficile. Allora, mettiamo le rose. Vabbè. Ok, adesso devo iniziare a pensare un pochettino. Io sto facendo i dettagli adesso, perché non so cosa fare. Più o meno anch'io, ti dico, guarda. Considera che in realtà però sono chiuse gli igloo, non hanno delle finestre. Io lo sto facendo con della finestrelle, vabbè. Ah, tu stai proprio facendo una casa, allora. Ci sto a provare. Devo una essere casa ci sto a provare. Ci sto a provare. Vediamo un po' se così mi piace. L'ingresso è super carino. È effettivamente molto bello. Ci possiamo fare però una bella cosa qua. Io faccio. Mi serve un bel sapling, sperando che mi escalto stavolta il nostro alberello. Allora, che poi è difficile far crescere gli alberi alti. Non sempre escono alti. Vediamo se c'è un trucchetto. È uscito in realtà. Alto. Sì, ce l'ho il trucchetto per farlo uscire alto. Ce l'ho. Ah, vedi? Allora, vedi? Come faccio a farle le foglie bianche? Tipo, devo fare così. Mi fa schifo. Allora, forse è un'idea. Vai, sparami questa idea. No, non te lo dico. Ah. Vabbè, io ci ho provato, sì. Cosa te lo dico a fare, scusa? Non lo so, sinceramente. Cioè, ci ho provato così, e basta. Così è bellino, okay. Mi piace. Bello, raga, che bello che è così. Però forse farei, in realtà, un po' e un po'. Nel senso che un po' lo farei così e un po' lo farei così. Cioè, okay. Tanto non sto capendo, tranquillo. No, infatti, il tranquillo. Mio è molto accogliente, se ok, ti posso dire la verità. Va bene. Cioè, l'importante è che sia accogliente. Sì, sembra accogliente. Io ci farei una vacanzina, sinceramente. Ok, che bello. A me piace un botto come sta venendo. Cioè, sta venendo proprio bello. Allora, il campfire non dimenticartelo, per favore. Ma l'ho già messo. Effettivamente è una delle prime cose che mi è venuta in mente anche a me prima da mettere. Allora, tre minuti ancora. Ma è pochissimo, perché io non trovo la panchina. Volevo mettere una panchina, ma non la trovo. La panchina? Sì, ma io sto facendo tutto con i blocchi custom. Cioè, con i blocchi ma vanilla. Sì, puoi utilizzare anche la panchina, dai. La panchina ci sta. No, non mi piacciono le mod, io uso vanilla. Va bene, allora utilizzo le scale. Vabbè,
bene. Utilizzo le scale, utilizzo le scale. Allora, vediamo se c'è... Ci sono i pinguini, tipo. Ma hai mai detto che usi solo Minecraft Vanilla? Vabbè, scusa. Ho capito, ma per raggiungere un animale, che ne so, magari... No, non vale, allora, non vale, non vale. Va bene, così. Niente pinguini. Non so se fare l'interno o meno, lo sai? Io sto cercando di pensare a qualche altra idea, ma non mi viene nulla in mente. Deciso. Vabbè, l'interno, se voglio arredarlo, devo metterci per forza le cose moddate. Allora, no, vediamo un pochetto. No, non è vero. No, no, sì, io uso cose moddate. Oggi voglio usare cose moddate, ho deciso, basta. Vabbè. Mi sono autoconvinto. Ma saranno i fan a votare poi? Assolutamente sì, piace, per forza. Mi piace, ragazzi. Votate per me e vi prometto no, una dai. Scuola senza compiti. Ok, allora votano per te per forza. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Ci allora... sono alcuni paesi che non danno i compiti. Esatto, te lo stavo dicendo. Mi pare in Svezia tipo che non c'è. Sì, mi sa i paesi scandinavi, Finlandia. Esatto, tipo, che non fanno. È bella come, in realtà è molto bella come cosa. Il geniale. Fatto però lavorano di più a scuola, esatto. Ma manca un minuto, come faccio in un minuto? Non ce la faccio io. Fratello. No, ti giuro non ce la faccio, no, sicuro non ce la faccio. Tom, okay, è faccio qua bellissimo. Il carpet bianco. Funziona il carpet bianco? Sono nella cacca. Ok? Ok, mi sono salvato il pelo, mi sono salvato. Però qui cosa faccio? Metto il glass bianco. Dai, il glass bianco sembra palesemente neve, palese. Ghiaccio. E cosa cavolo sto facendo? È palesemente ghiaccio, raga. È palesemente ghiaccio. Me lo sento che è ghiaccio io. Secondo me è super carino, raga. Io ho quasi fatto. Un minuto? Sì, manca pochissimo, manca. Sai che sono in difficoltà stavolta? Sono very, very in difficoltà. No, ma tantissimo. A me il mio piace, ti dirò. Anche se non è un igloo classico, okay. Non mi dispiace. Quanto manca un minuto? Ok, ce la potrei fare. A fare tutto. Mi servono le slab. Sì. Le slabettine di spruce. Lo spruce è il mio legno preferito, te lo volevo dire nel caso non lo sapessi. È uno dei miei legni preferiti. Però anche il mangrove adesso fa la no, sua a me non piace. No? Oddio! Questa sapevi che nella 1.19 puoi mettere l'acqua dentro le foglie? In tutte le foglie? Sì. Pazzesco. È bellissima come cosa. Ammetto che sia bellissima. Allora, io ho finito. Non so veramente anch'io che altro quasi, aggiungere. Anch'io quasi. Ci sto provando, a mettere qualcosa. Mi demolisci sicuro in 10 minuti. Sai che non lo so stavolta. Non ne sono così sicuro. Vedremo. Ok, io sto mettendo gli ultimi dettagli, 20 secondi. È dura, è dura ragazzi, è durissimo. 20 secondi, dai. Spam. Allora, secondo me è bello, secondo me è veramente venuto bene. Però ci vogliono delle lanterne in giro, cavolo, delle chain. Quanti secondi ho? Pochissimi secondi per fare quello che voglio fare, ma io lo farò lo stesso. Io ho finito. Ok, basta. Così, con le mani dalla tastiera. Così, ok, e facciamo una qua. Ok, finito il tempo, arrivo io a vedere la tua, non te la so vedere la mia. Vieni, arrivo. Vieni. Vediamo che è bello. E sai cosa mi ricorda? Stavolta mi ricorda qualcos'altro. La casa Hobbit della Big Vanilla. La casa Hobbit della Big Vanilla. Ok, ci sta, è molto bella. C'è anche un passaggio segreto qua con la Powdered Snow. Vediamo. Dove c'è una cesta. È bella questa, cosa c'è nella cesta? Diamanti e il metodo di ferro. Ovviamente. Ok. Vieni a vedere la ho mia. Ho cercato di dare una forma circolare, vediamo. Sì, ci sta, era bella. Oh mio Dio. Dai, è carina. Ok, tu hai è esagerato. È obiettivamente carina, lo ammetto. Overkill. Overkill. Ti piace? Dai, è carina. È molto, carina. Molto più bella della mia. Allora, possiamo... Che tra di noi possiamo dire di essere 1-1, perché obiettivamente la tua casa sull'albero è nettamente più bella, cioè... Il tuo igloo è nettamente più bello. Va bene. Prossima struttura, terzo round, struttura fantasy che ci ha consigliato Kevin Marvel. 10 minuti a partire esattamente da adesso! Ci provo, Ok, perché ero in survival? Dai, ragazzi, non va bene. La survival non va mica bene come cosa. Senti un po', Cocco, dimmi. Che cosa fai tu di struttura allora, fantasy? Allora, io sto pensando di fare tipo un... Non so se hai mai visto quei... stile Il Signore degli Anelli, no? Tu praticamente hai quelle zone desolate dove magari c'è quella zona un po' fantasy, un po' in mezzo al nulla. Ecco, voglio fare tipo una zona, una roccaforte di quel tipo, ecco. Non ho capito assolutamente nulla, è ma va bene. È difficile da spiegare, ma ammetto che farò una cosa bella, te lo prometto. Se ti dico quello che sto cercando di fare io... Ok, da qua devo farlo, ok. Non ci credi neanche. Cosa vuoi fare? Guarda. Dimmi, spiegami. Sto cercando di fare un drago. Un drago? Il drago è tosta. Un giorno magari lo faremo il drago. Schifezza, mi verrà. Ok, mi metto di qua. Tu vuoi fare una roccaforte. Sì, faccio una roccaforte adesso. Guarda, sto facendo il pavimento adesso. Perché allora facciamo così: set. Warped Nilum, vedi? Warped Nilum ci sta e basta. Io farei il pancione, solo adesso devo fare la pancia di questo drago. La pancia, è bella la pancia. Te l'ho detto, devo fare un drago grande. Guarda, io ho fatto solo il pavimento, ti dico la verità.
Fatto... tranquillo, ma ci sono passati solo 2 minuti. Prenditela pure con calma, eh. Hai ragione, hai ragione. Allora, aspetta, devo fare così. Forse in te mi darei una mossa, no? Ammetto che tu poi potresti aver ragione, però... A meno che la fai tipo piccolina, non lo so. Sì, probabilmente la faccio piccola. Allora, vedi. Ah, meno male che mi sono allenato nelle build battle. Cavolo, non va bene questa cosa qua. Facciamo così. Aspetta. Cosa stai scrivendo? Urca. Cioè, hai sentito il tuono? Il tuono era il tuono. Non sto scrivendo niente perché... Aspetta. Ok. Marci. Dimmi. Cosa stai scrivendo? Niente. Io ho quasi finito. Come quasi finito? Ma che cavolo dici? Sì, perché l'idea che ho è tipo geniale. No, sto scherzando. Non ho fatto solo il pavimento. Adesso sto cercando di fare un attimino. Io lo sapevo. Di cosa? Dove io sei? Marci, fino a un secondo fa non avevi costruito nulla. Guarda che io li guardo. Dai, video, ma te l'ha detto Carly, te l'ha detto. No, ho visto il video. Sì, va bene. Io lo so che sei un barone cittone. Ora vieni qua. Vieni va qua bene. E mi aiuti a fare il drago. No, non è vero. Sì. Oh, vabbè, oh, guarda che... guarda che ci poteva stare, Non era male. Senza cheat. Io me la segno come cosa. Allora, ascolta. È che questa serie qui è così. Io mi costruisco la costruzione prima del video per fare il figo. Quando mi hai detto vieni a registrare con me, sono sicuro. Guarda, sono sicuro al 100%. Vabbè, raga, era obiettivo che dovevo per forza. Io lo sapevo che mi sgamavi. Cioè, nessuno mi ha sgamato l'ultimo periodo. Te mi hai sgamato, ma era ovvio. Però volevo portarti. Ragazzi, io continuerò a fare il Dragon Candle. E magari, se volete, ditemelo sotto nei commenti. Porterò il drago come prossima sfida contro qualcun altro. Continuate a consigliarmi tanti youtuber. Da Marcio è tutto. Ciao! Ciao!